Abbiamo fatto male per i 20 minuti, eravamo contratti, siamo fatti mettere nella nostra metà campo, loro sono partiti molto forte, sicuramente non è stato di quei 20-25 minuti il Bracche che conosciamo e abbiamo sviluppato quasi nulla di quello che siamo in grado di fare. Poi diciamo che il secondo tempo è stato un secondo tempo all'altezza di quella che sono le aspettative, abbiamo fatto bene, mi dispiace per il secondo gol perché è una disattenzione che a questi livelli non si può commettere, bisogna stare sulla palla, dobbiamo assolutamente essere più attenti su una cosa che mi sembra assolutamente la palissiana, che non è una situazione difficile da reggere, basta stare lì davanti, non prendi gol. E poi sulla palla di Di Masi sul 2-1 bisogna capire che non bisogna andare oltre a certi personalismi, al fatto di voler fare gol sicuramente che non ha nessun tipo di interesse, anzi dobbiamo avere la lucidità di fare di nuovo una cosa normale, perché in 3-1 basta dare una palla montante che va da solo contro il portiere, poi magari la fate sbagliata, non lo so, però era la cosa giusta da fare. Quindi i due episodi che ci hanno fatto lasciare i due punti per strada sono questi. Cosa è successo con Mistico tra il primo e il secondo tempo? È successo, io sono andato per togliere Fabbro dall'arbitro perché eravamo molto nervosi, perché era una condotta di gara che aveva innervosito i ragazzi, una situazione che era tranquilla, lui ha pensato bene di darmi uno schianto passando, quindi non l'ho neanche visto, non l'ho neanche visto arrivare, quindi ho pensato di colpirmi così, va bene, penso che sia una situazione che si commenta da sola, quindi il livello dell'allenatore non è compito mio giudicarlo, il livello della persona è quello, quindi anche le minacce dopo, cioè una cosa da campo di periferia, e, però va bene lo stesso, non è quello che mi interessa, se lui pensa di agire in questa maniera deve rispondere a se stesso, è un fatto grave che un solo arbitro l'ha visto, l'ha mandato fuori, poi vedranno loro cosa fare, quello che fa Mistico mi interessa veramente poco, quindi e ovviamente è una situazione talmente di basso profilo che non merita neanche di essere commentato. Io volevo chiedere una cosa sempre riguardo agli episodi, ne hai individuati due, io metterei un terzo che secondo me può essere stato determinante, fortunatamente è uscito il gol del 2-1, però c'era stato un episodio spiacevole col calcio, la palla scagliata contro Paolo, che in quel caso lì ci poteva stare l'espulsione. Non voglio più puntualizzare queste situazioni qua perché sembra di piangersi addosso, bastava fare le cose come sapevamo e avremmo portato a casa la partita. Tanto il livello del campionato è questo, cioè ogni gara è vibrante e sono tutte gare difficili, poi quella situazione lì sicuramente per la gravità era da sanzionare diversamente, bastava che il guardaline non dicesse secondo me è da rosso, si parlano e non gli è stato comunicato, quindi un atteggiamento sempre dispotico nei nostri confronti, non capisco, però probabilmente saremo poco simpatici. Sicuramente il rammarico più grande per i due punti persi che per il punto guadagnato, sicuramente per la classifica e come avete detto noi abbiamo da 5 risultati consecutivi che ci sta permettendo passo dopo passo di salire a Chia. Però in questo momento proprio il rammarico per i due punti persi, soprattutto dopo uno sforzo compiuto per 70 minuti abbondanti in quella maniera, portare a casa i 3 punti e l'intera posta in palio mi dispiace veramente molto, perché delle decisioni che lasciamo stare, che purtroppo vanno così in questo periodo e magari cambieranno prima o poi, e i tre legni colpiti, anche loro hanno colpito uno, per carità, però mi dispiace, in questo momento mi dispiace, e vale il rammarico. Niente, cose da campo, sono state una mischia con il mister del braccio, sono stati degli spintoni, l'arbitro ha visto me e sono uscito. Una partita bellissima, a me è piaciuta, poi è un'opinione soggettiva, molto, molto carattere a parte delle due squadre, abbiamo preso 2 gol su un calcio da fermo, ormai ci capita spesso.
spesso ed è tutta la settimana che abbiamo paura di questa situazione, dove il giocatore comunque, la persona di fabbro, è molto bravo a gestire queste situazioni. Purtroppo in una abbiamo lavorato male e in un'altra è stato molto molto fortunato lui nella parabola della palla. Comunque nell'economia della partita penso che il punto sia il risultato probabilmente più giusto. Noi potevamo passare in vantaggio nella situazione del fallo di Brian con l'arrivo di Gasbarroni per andare noi sul 2-1, l'azione dopo hanno fatto gol loro. Secondo me sono due squadre che non appartengono a questa classifica. Probabilmente nell'arco delle 12 giornate ci sono state delle problematiche. Siamo noi personalmente pronti a lavorare per cercare di uscire da questa situazione, però oggi ho visto veramente una squadra di grosso grosso carattere.